Ciao ragazzi, bentornati e continuiamo a parlare della storia del teatro e parliamo del teatro francese. Parliamo del Seicento e il Seicento per l'arte in generale francese fu un'epoca molto importante per la letteratura classico francese. Infatti, addirittura Luigi XIII nel 1629 sostenne molto gli attori e l'arte in generale. Infatti, fondò la prima compagnia stabile. E si chiamavano i commedianti del re. Ovviamente questo aveva rivestito agli attori di una certa importanza, quindi gli attori erano diventati sicuramente importanti, ma avevano un maggior sostegno, ma dovevano anche rispettare quelle che erano le esigenze e le aspettative del re. Infatti, il ruolo dell'attore diventò molto importante, ma soprattutto il ruolo dell'autore era diventato molto importante perché doveva mostrare maggior impegno. Quindi le opere dovevano essere soprattutto, dovevano piacere tanto al re. Dovevano essere delle opere all'altezza delle aspettative appunto del re. E in quest'epoca ricordiamo tra gli autori francesi Pierre Corneille, nel 1606, morto nel 1684. Di lui ricordiamo che ha trattato vari generi ed è stato sicuramente un autore brillante, molto molto talentuoso. E tra le opere teatrali più importanti c'è il Cid, che fu la prima tragedia classica, e poi Nicodemo nel 1651. Altro autore molto importante fu Jean Racine nel 1639, morto nel 1699. Di lui le opere più importanti sono Andromaque, Fedra, che però fu un grandissimo insuccesso, e diciamo la sua caratteristica era quella di estrapolare dei personaggi storici, però li riproponeva in chiave nuova, cioè riprendendo i vecchi personaggi della storia, li rendeva attuali, quindi gli vestiva diciamo delle caratteristiche che erano molto più vicine alla società dell'epoca. Ma sicuramente tra gli autori di spicco più importanti francesi ricordiamo Molière. Molière fu attore e capocomico e fu da sempre, diciamo, ha dedicato la sua vita al teatro, tanto addirittura da morire sul palco durante una replica del Malato Immaginario. Quindi lui aveva dedicato gran parte della sua vita all'osservazione della società, della gente, per poi riportarla sul palco. Quindi quasi il ruolo di attore prevaleva su quello che era la sua persona. Lui, appunto, per lui era fondamentale l'osservazione dei personaggi e la sua caratteristica fu l'ironia, cioè lui aveva imparato a ridicolizzare, diciamo in qualche modo, quella che era l'etichetta e lo stile del tempo e aveva, diciamo, reso questa società che per alcuni aspetti era molto simile, erano molto simili i personaggi della società, li aveva ridicolizzati nei loro valori, aveva fatto cadere questa sacralità dei valori dell'epoca. E di questo di lui gli aveva dato anche la fama di essere una persona per alcuni aspetti un irriverente. Però fu quella che, diciamo, la sua ricchezza, la sua arma vincente, il vedere ironia in tutte le caratteristiche della società. Infatti, ridicolizza la società e riporta le caratteristiche anche della religione, alcuni aspetti della politica, alcune abitudini delle società, li riporta sul palco, quasi appunto facendole vedere come qualcosa di cui ridere anche di se stessi. Diciamo tra le opere più importanti, ricordiamo Il Malato Immaginario, dove ha racchiuso tutta quella che è, diciamo, l'apice del suo pensiero. Infatti, in quest'opera si parla di Argan, che è il protagonista. L'opera è del 1673. Argan era un personaggio pauroso, bugiardo, diciamo per alcuni aspetti ipocrita, ma prevalentemente un ipocondriaco. Lui aveva tanta paura di ammalarsi e si credeva sempre ammalato. Questo faceva sì che i medici o i finti medici gli potessero vendere qualunque tipo di medicina o di pozione perché gli facevano credere che lo avrebbero guarito da ogni male. Era talmente ossessionato dalla paura di star male, di morire, di avere delle malattie, che obbligò la figlia a sposare un medico, ignorando altamente i sentimenti della figlia. Diciamo che quest'opera è stata molto importante per Molière, è stata riproposta ancora, viene molto riproposta perché racchiude perfettamente anche quella che è l'immagine della società dell'epoca.
Allora, detto questo, ragazzi, io vi ricordo che al di sotto del video troverete una mappa che racchiude tutto quello che vi ho detto in maniera abbastanza schematica, quindi potete aggiungere alla mappa delle parole che voi ritenete più opportune, che vi possono aiutare a ricordare, coloratela, sottolineatela, sfruttatela al meglio. I miei video sono brevi perché vi permettono di conoscere l'argomento e di ripeterlo con più facilità, ma ciò non toglie che potete contattarmi in privato per qualunque altro approfondimento. Quindi ricordatevi di seguirmi sui social, Instagram, Facebook, di iscrivervi al mio canale e di mettervi in contatto con me per qualunque aiuto vi possa servire. Io sono a vostra completa disposizione. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi aspetto ai prossimi video, vi raccomando studiate perché l'unica cosa che resta è la cultura. Ciao ragazzi, alla prossima!